Orologi. Ho sempre desiderato avere tanti orologi da muro in casa, attorno a me. Mi piace guardare l'ora ogni volta che mi giro. È come avere un compagno che mi parla. Ma oggi, dopo tanti anni, quel compagno di viaggio è diventato fastidioso. Ha preso il sopravvento su di me. Mi ricorda con insistenza che il tempo scorre, veloce. Mi avverte che non ho più il tempo necessario per fare tutto quello che mi rimane da fare. E tutto quello che di nuovo mi piacerebbe fare. Gli orologi sono implacabili. Continuano a girare, come se la loro carica non si consumasse mai. Ma consumano la mia vita. E allora li tolgo dalle pareti. Li nascondo alla mia vista, alla mia percezione. E così posso avere l'illusione di aver fermato il tempo. In questa illusione, in questa onirica visione della vita, trovo la forza di cambiare, di inventare cose nuove, di dare sfogo all'estro che vive in me, che mi alimenta, che mi tormenta. La realtà è effimera. Nel sogno, solo in esso, sono libero veramente e divento eterno.